Buonasera a tutti dal canale Doing Elite. Qui con noi abbiamo il primo classificato del nostro local multiplayer. Dici un po' come hai fatto a livello primo, contro chi hai giocato e soprattutto il tuo mazzo. Ok, primissima cosa, prima che inizio, perché sennò poi me lo dimentico. Sì. Grande shout out a Gabriele, bravissimo player che mi ha aiutato a buildare questo mazzo, perché probabilmente senza di lui ora non sarei qui. Ma iniziamo subito con la profile. Intanto ho giocato My Precious Queen of Dice, ho fatto il primo posto con 4 vittorie e 0 sconfitte. Il primo game l'ho vinto 2-0 contro un Red Dice puro. Il secondo game l'ho vinto 2-0 contro un hero aggressivo, squadra molto forte, poi vi racconterò nel dettaglio un pochettino le scelte. Terzo game ho vinto 2-0 contro Ginger Slime, quarto game ho vinto 2-1 contro il fortissimo Peppe, che è ritornato a giocare, lo vedrete sicuramente perché la profile del secondo esce prima di quella del primo, che giocava Ancient Gear OTK. La lista è questa qui. Ok, andiamo. Intanto skill My Precious Queen, la carta più forte del formato attualmente, imprescindibile. Ti permette di evocare un token durante la tua o l'end phase dell'avversario, e praticamente ti permette di sinergizzare con tante carte del tuo mazzo. Come mostri troviamo 3 Gear Feed Red Ice, 3 Red Ice Baby Dragon e un solo Black Metal Dragon. Questi li setti perché quando te li attaccano e te li distruggono, evochi lui, lui si equipaggia, lui spacca lui e spacca una set, e lui ti aggiunge lui che sia dal deck al cimitero, molto forte anche perché lui ti può searchare quando mandato al cimitero, sia lui che lui, e lui dalla mano lui equipaggia lui per spaccare un ulteriore set, quindi hai controllo sul terreno, soprattutto nella zona magie e trappole tramite questo pacchetto, molto molto forte, anche perché poi lui è un 1008, quindi non è sempre molto facile da attaccarci sopra. Bella scelta. Poi cosa abbiamo? Come altro mostro troviamo Mono Insetto Principessa, perché tramite la skill lo possiamo evocare praticamente senza costo. Il token che evochiamo all'end phase lo utilizziamo come tributo, lo possiamo utilizzare come tributo perché questo qua è un mostro insetto di livello 7 che ha 1009 di attacco, però la cosa più importante è che questa carta durante i mirror match sposta in posizione d'attacco i token dell'avversario e quindi permette di fare un sacco di danni. In più, ogni volta che distrugge un mostro insetto si pompa. Arriviamo alle magie con Token Sunday, c'è davvero poco da dire, spacchi due token e spacchi carte dell'avversario senza targettare, davvero molto molto forte, però anche qui bisogna stare attenti a tutta una serie di carte come ad esempio Waking. Ma purtroppo è una carta che si deve giocare perché scomba troppo. Come ultime magie troviamo 3 Libri della Luna e 2 Scambio Creature. Libri della Luna, la carta limitata a 3 probabilmente migliore che c'è in questo momento, soprattutto in questo mazzo, perché la normal o la set già ce l'hai con altre carte, quindi non hai bisogno di Breaker, non hai bisogno di Warrior Lady, e trappole particolari non ti servono per andare sulla difensiva. Libro della Luna fa tutto il lavoro di cui c'è bisogno di fare, soprattutto contro mazzi che ti posso dire giocano Jinzo, come sono andato contro, grazie al quale ho vinto, soprattutto anche grazie a Crito Swap, perché tu gli puoi tranquillamente dare il token o anche un altro mostro tranquillamente e ti prendi il mostro dell'avversario, che in questo caso era Jinzo, ed è stato molto molto utile. Ma in più Crito Swap va in combinazione con il Red Ice Baby Dragon, perché se tu lo evochi e glielo dai con Crito Swap, poi il Baby Dragon parte nel tuo cimitero, quindi poi tu evochi un altro Gearfreed e puoi decidere se spaccare oppure andare di danni con 2100 diretti, che è molto molto forte considerando che già con Crito Swap gli hai tolto un mostro che potenzialmente è bello grosso. Una combo interessante. L'unica cosa che mi ha fatto prevalere Crito Swap al Crito Scizor è appunto questa piccola interazione, che tanto piccola non è. E queste erano le magie. Arriviamo alle trappole. 3 colpo con catena, impossibile non giocarne 3 perché assieme a lui sono fortissime. Durante il calcolo di danni, se ti attaccano, intanto banalmente la puoi equipaggiare a lui e lui guadagna 500 e quindi
qualsiasi normal da 1850, 2009, 2000, 2100 prende e se la mangia. In più ha l'effetto secondario che appunto lui spacca questa anche durante il damage, spacca un ST, e se questa qua viene distrutta dall'effetto di una carta, prende e distrugge una carta sul terreno. Quindi molto molto forte, doppio removal, un damage step, quindi non ti possono rispondere. Perfetto. Ultimamente in difesa sono, diciamo, mi è piaciuto molto giocare Etaka, ne ho messe soltanto due perché non ne volevo mettere più di due, perché troppe secondo me rendevano il mazzo troppo lento, ho cercato di tenere il mazzo quanto più veloce possibile. Praticamente è la stessa metrica difensiva di Libro della Luna, solo che non targetta, e questo diciamo mi è servito, magari mi sarebbe servito anzi a game 4 contro Ancient Gear, che ha i mostri che non possono essere targettati per via della Fenice, però purtroppo non l'ho mai pescata, quindi non mi è effettivamente servita. E infine una carta che in questo meta va sempre giocata, sempre di main secondo me, è Risvegliare. Oh, questa carta è onestamente molto molto forte, se te la spaccano invochi un vostro extra deck, poi vediamo i target, anzi li metto subito qua: Limite dei Mille Occhi, Arcana, Cyber Drago, Dragoon, Koala e Ojama King. Diciamo l'extra deck è molto molto semplice, standard, sono sempre quelli mostri. Waking the Drago diventa molto forte nella situazione in cui appunto sei in un mirror match e il tuo avversario ha molto modo di spaccare le set tramite Gearfield, tramite Blast Wind Chain, tramite carte come Token Sunday. Meno male sono questi i bersagli, diciamo, della, della Sveglia del Drago. Esatto, sì, questi alla fine sono, c'è chi preferisce il Roid al posto del Limite dei Mille Occhi, però io preferisco a lui onestamente per il semplice fatto che lui, se è in campo, nessun mostro può attaccare tranne lui, quindi sotto il punto di vista è un po' una mezza win condition. Ok, allora adesso finiamo con la side. Esatto, detto il main e l'extra deck, arriviamo al clou, la side, che mi ha aiutato a vincere molti game. Troviamo la seconda copia di Insetto Principessa contro quei mazzi, a parte i mirror match che purtroppo non mi sono capitati, però è molto utile contro quei mazzi che mettono mostri che sono 1008 come Gearfield, lei è 1009, entra normal perché il token all'end phase te lo trovi sempre, quindi è sempre, diciamo, una normal molto molto forte. Due lava golem che ho messo ma non ho mai visto, molto molto forti per quei mazzi che stallano un pochettino, stanno lì, settano uno o due più mostri, oppure contro quei mazzi che magari tu continui a evocare due token in difesa e loro non riescono a salirti sopra se non con un terzo mosso, prendi lì e gli metti il lava golem. Infine abbiamo mono carte di side molto forti: Scontro Mentale, Risucchio Magico e Lost Wind. Scontro Mentale c'è da dire poco contro i mazzi che addano, onestamente non ne ho incontrati molti, però quando l'ho messa non l'ho vista, e se l'ho vista è servita a poco. Mentre invece il Risucchio Magico ti permette di negare una magia se l'avversario non riesce a pagare il costo di mandare una carta magia dalla mano al cimitero. Se non riesci a pagare, comunque gli fai fare un meno all'avversario, e quindi sei molto molto contento. Lost Wind invece serve per quei mazzi che evocano specialmente, targhetti, neghi l'effetto, dimezzi l'attacco, e alla fine con qualsiasi cosa poi riesci a salirci. Perfetto, questo è tutto dalla nostra pagina. Facciamo gli auguri al nostro giocatore che è tornato a giocare, e soprattutto gli auguri di Natale. Buon Natale e buon anno, ragazzi.